L'altro giorno la Camera, nel concludere l'esame della legge sull'abilitazione degli avvocati, che si dovrà fare con modalità diverse, vista la congiura del Covid, e quindi cambiare dalle prove scritte alle prove orali la richiesta dei laureati in giurisprudenza, io ho voluto ricordare alcune cose e inviare un saluto ai futuri avvocati. E ho ricordato Calamandrei. Possiamo rivedere il mio intervento alla Camera, lo sentirete. A un certo punto, dopo aver letto Calamandrei e dopo aver appunto fatto i miei auguri e valutato la natura speciale della figura dell'avvocato, soprattutto per chi è innocente ed è guardato con la volontà di colpevolizzarlo da parte di alcuni pubblici ministeri che non sono interessati alla verità ma all'accusa. In questi giorni è capitato qualcosa su cui torneremo. Una ragazza, una dipendente, una dirigente del ministero, si è uccisa, si è buttata dalla finestra per non tollerare l'indagine su di lei fatta da alcuni magistrati. È un tema che vorrò svolgere a parte e come l'Inquisizione talvolta si manifesti nell'atteggiamento di alcuni pubblici ministeri, tra l'altro lei moglie di un magistrato. Ma non è questo l'argomento di questo saluto che vorrei prolungare dopo le parole che sentirete del mio intervento alla Camera, che finiscono con l'avvocatura, una professione di comprensione, di dedizione e di carità, tanto più quando qualcuno non si può più difendere perché è stato talmente mortificato da decidere di rinunciare alla misura umana della difesa e di semplicemente allontanarsi dalla vita. Però la parte di Calamandrei che vi ho letto continua, e mi sembra giusto leggere dopo l'intervento alla Camera anche questa seconda parte delle sue parole, del suo discorso. Non credete agli avvocati quando nei momenti di sconforto vi dicono che al mondo non c'è giustizia. E viene quasi naturale pensarlo rispetto a quello che vi ho accennato e a tanti casi di ingiustizia e di magistrati che hanno un'attitudine inquisitoria. In fondo al loro cuore, essi, gli avvocati, sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza essere vero il contrario, perché sanno dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli afflitti sperano nella giustizia, perché chi è indagato, e può essere colpevole, può essere innocente, è comunque un afflitto che spera che si capiscano le sue ragioni e soprattutto se è innocente che si capisca che non è colpevole, quindi spera nella giustizia, che tutti ne sono assetati e che tutti vedono nella toga, la toga dell'avvocato in questo caso, il vigile simbolo di questa speranza. Questo, cari avvocati, cari giovani avvocati, voi dovete essere il vigile simbolo di una speranza. Per questo amiamo la nostra toga, dice Calamandrei, per questo vorremmo che quando il giorno verrà sulla nostra bara sia posto questo cencio nero al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a risciacquare qualche lacrima, a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso. Ecco allora che l'avvocato contiene la forza, la ibris dell'accusa che spesso è immotivata o amplificata, quindi il cencio nero, il cencio, la toga dell'avvocato ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede senza la quale la vita non merita di essere vissuta nella vincente giustizia. Quindi la fede non è la fede in Dio, ma è la fede nella vincente giustizia. Una giustizia che quando è vera, quando è giusta, deve essere vincitrice. Cioè vince la giustizia che è la verità del fatto. Tu hai compiuto o non hai compiuto un fatto. La verità si misura sull'accertamento del fatto. Diceva Giambattista Vico, verum ipsum factum, perché una cosa sia vera occorre il fatto che
ci dice che essa è accaduta. Quindi la verità di una cosa non è un pensiero, una supposizione o un'ipotesi, in questo caso l'ipotesi dell'accusa, ma è l'accertamento del fatto. Le parole di Vico servono anche per capire come la giustizia dovrebbe funzionare e come la interpreta Calamandrei. Beati coloro che soffrono per causa di giustizia, ma guai a coloro che fanno soffrire con atto di ingiustizia. E questo è contro i magistrati, perché qualcuno può soffrire perché non trova un colpevole e quindi quella sofferenza è nell'ansia di capire chi ha fatto un atto sbagliato, ma più grave è l'atto di ingiustizia con cui tu fai soffrire un innocente. Guai a coloro che fanno soffrire con atto di ingiustizia. E notate, di qualunque specie e grado di ingiustizia, perché accogliere una raccomandazione o una segnalazione, favorire particolarmente un amico a danno di un estraneo o di uno sconosciuto, usare un metro diverso nella valutazione del comportamento o delle attitudini o delle necessità degli uomini, è pur questo ingiustizia. E quindi si riferisce anche a quello che non andrà in un tribunale, ma che è il comportamento di mancanza di equilibrio, di mancanza di equità che ogni uomo ha rispetto a qualcuno a cui dovrebbe riconoscere un merito e non gli riconosce perché deve favorire un amico. E questo è il tema grave della pressione della politica o anche della potenza universitaria rispetto a quelli che dovrebbero essere giudicati non penalmente ma per quello che sanno, come in un'interrogazione, come in un esame di abilitazione, come in un concorso, da chi non fa prevalere il merito e le capacità ma una raccomandazione. E pur questa offesa al prossimo, e pur questo ribellione al comando divino. Calamandrei mostra anche una attenzione per una giustizia superiore che è quella divina. Crede in Dio e crede che gli uomini devono comportarsi come Dio per dare alle persone la giustizia che meritano. Homo homini Deus, non homo homini lupus. Quindi un buon magistrato, esattamente come uno invoca la giustizia divina, deve saper riconoscere l'innocente dal colpevole, il vero dal falso e restituire giustizia agli uomini. Mi pare che queste parole indichino perché sia tanto importante il ruolo dell'avvocato che vi avviate a svolgere e che io ho voluto ricordare in Parlamento e che adesso nella pagina di Calamandrei chiudo nella, come dire, estensione delle sue parole al mio augurio di un'attività formidabile in difesa degli uomini, della loro sensibilità e della giustizia.